Il più bel Castelfidardo della stagione ne fa 3 ad un Chieti che è sembrato la brutta copia di quella stessa formazione che era riuscita nell'incredibile rimonta di lasciare i bassi fondi della classifica per sognare un posto nei playoff. Fidardensi chirurgici nel saper sfruttare le ripartenze nel momento in cui i teatini, seguiti da un buon numero di tifosi, erano proiettati in avanti alla ricerca di un gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Eppure il primo quarto d'ora aveva dato l'impressione che gli abruzzesi si potessero avere vita facile collezionando un paio di situazioni interessanti, prima con Ventola che si guadagna un corner e poi con Marini che sparacchia alto. La doccia fredda per i neroverdi arriva però al minuto 16. Fayet, al rientro dopo aver scontato la giornata di squalifica, lancia uno spiovente per Cardinali che, accerchiato da 3 difensori, riesce a controllare e a spedire il pallone in fondo al sacco. Da questo momento in poi la formazione ospite, allenata da mister Lucarelli, sparisce dal campo e letteralmente in balia dell'avversario, ordinato in difesa ma anche a centrocampo, dove i ragazzi di Mangiapane sono sempre arrivati primi sulle palle vaganti. Lì davanti Fabrizi ha ricevuto pochissimi palloni e la sua prestazione, al pari di tutta la squadra, è stata sottotono. Nei secondi 45 minuti ci si sarebbe aspettati uno scossone nelle fila degli abruzzesi e invece, dopo appena 5 minuti, arriva il 2-0 firmato da Cusimano al termine della più classica delle azioni di contropiede. Il Chieti la potrebbe riaprire al 23esimo con El Wanzni, entrato poco prima al posto di Fabrizi. Da posizione invitante, l'attaccante nero-verde spara alto. Sarà l'unica vera situazione di pericolo a cui sono andati incontro i marchigiani per tutto il secondo tempo. La partita va in ghiacciaia a 10 minuti dalla fine, anche in questo caso su azione di ripartenza. Camara serve il capitano Bracciatelli, che vede l'inserimento di Braconi che infila l'incolpevole Forti. 3 punti d'oro nella corsa salvezza per il Castelfidardo, che accorcia in classifica ma resta sempre in zona playout. Per il Chieti una sconfitta amara che ridimensiona i sogni playoff, che però sono lì ad appena 2 lunghezze.